Oggi è un passaggio fondamentale, noi siamo pronti, l'elaborato è pronto. L'elaborato è pronto ed è frutto di un processo già molto condiviso dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, da pezzi importanti di città. Oggi si fa un ulteriore passaggio che riteniamo fondamentale per il confronto, che è quello a Bagnoli, e da domani siamo pronti, uniti, la città unita per la città e per evitare che qualcuno voglia mettere le mani sulla città e su Bagnoli. Ma noi siamo contro il commissariamento, ci siamo espressi in modo assolutamente chiaro e non sono i nomi che ci fanno cambiare la nostra ostilità. Prendiamo atto che evidentemente anche chi è stato fortemente tra i promotori di quella norma, di quell'articolo e dell'essere favorevole al commissariamento, di fronte alle critiche corrette che abbiamo posto in essere, a un forte movimento popolare e a, diciamo, a una maggioranza, secondo me, di persone che non possono che condividere che c'è stata un'alterazione degli equilibri istituzionali, afferma che l'unico modo per cercare di non rompere in modo traumatico gli equilibri istituzionali, violentare la Costituzione e cancellare il ruolo del sindaco e del Consiglio Comunale, è quello di attribuire al sindaco il ruolo di commissario. Quindi da questo punto di vista la trovo comunque una dichiarazione di buon senso, ma non toglie il tema. Cioè, il tema è che noi siamo contro i commissariamenti, non ce n'è bisogno, abbiamo firmato un protocollo, noi teniamo il piano pronto e quel piano può consentire a noi, al governo insieme, di riscrivere la nuova Bagnoli.